God of War 1 e Newer Z1, due Speedalite con la testa tonda, due prodotti molto simili. Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere un aspetto molto importante per alcuni di voi sicuramente, perché andiamo a parlare di T01. Quindi andiamo a vedere e a misurare la velocità del lampo, ok? Quindi vediamo se questi due prodotti sono in realtà molto simili tra di loro, dal momento che il Newer è decisamente più economico. Ok ragazzi, e cosa molto importante, guarda questo video fino alla fine, specialmente se sei interessato a sapere la compatibilità tra trigger della Newer e trigger della Godos. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vi dicevo prima, adesso andiamo a concretizzare un po' queste misurazioni che siamo andati a effettuare. Cerchiamo di rendere, almeno ci provo, tutto più easy, specialmente per chi ovviamente capisce meno queste misurazioni che siamo andati a fare. Non sono proprio la persona più adatta, perché non mi ritengo un professore, ma nel momento che, credetemi, è più facile da fare che da spiegare, cerchiamo di rendere tutto più semplice proprio per chi vuole più informazioni. E cosa molto importante ragazzi, vado sempre a specificare, non è che per forza dovete avere un flash che ha una durata del lampo decisamente veloce, dipende da quello che volete fare, ok? Stiamo parlando tra l'altro di due Speedalite. Se dovete fare della splash photography ragazzi, anche se andate a acquistare un flash decisamente datato come quelli di Lion New che ho portato nel canale, ho preso un esempio, credetemi che va più che bene per fare quello che dovete fare. Ovviamente se dobbiamo fare delle cose più impegnative, perché dobbiamo fotografare delle ballerine, degli atleti in movimento, insomma, capite bene che uno Speedalite comincia a essere decisamente non sufficiente per quanto riguarda proprio la luce. È proprio per quello che io utilizzo la D400 e la D600 Pro, che hanno un flash decisamente non solamente potente, ma la durata proprio del lampo è molto molto breve. Qui stiamo parlando di un normale Speedalite che tra l'altro è sì potente, perché abbiamo 86 watt al secondo. Voglio ricordare che adesso non si usa più il numero guida, quindi cercate di portare pazienza. Adesso io non so fare una comparazione, ma più o meno dovrebbe essere un numero guida 60-61 più o meno adesso. E tra l'altro le misurazioni, quando le aziende lo fanno e ve le fanno ovviamente vedere nei dati tecnici, le fanno con la parabola decisamente chiusa, e io invece ho fatto la cosa opposta, ho aperto la parabola al massimo. In questo caso, essendo una testa tonda, l'ho messa a 28, che è di solito l'apertura che andiamo a utilizzare di più, specialmente poi quando lo vai a inserire proprio sul modificatore, perché lo devi riempire, ok ragazzi? Quindi per quanto riguarda la potenza, vi dico subito, senza che poi andiamo a perderci su discorsi che non hanno senso, sono simili. Avete visto che l'apertura del diaframma che dava l'esposimetro era uguale. Tra l'altro ho fatto anche la prova del 9, giusto per essere un po' più precisi, in iSync, e avevamo la stessa potenza per entrambi. Ho voluto condividere con te questo video non per farti vedere la reale potenza che possiamo ottenere con questi due Speedalite, anche perché se vado nel mio armadio, dove ho alcuni Speedalite decisamente datati, praticamente hanno la stessa potenza che hanno questi che ti ho fatto vedere nel video di oggi. In questi anni, per quanto riguarda la potenza, quando parliamo di un normale flash a cobre, non è che sia migliorata la potenza, più o meno è quella, però è migliorata proprio la durata del lampo, ed è un aspetto che ritengo molto importante, però non è importante per tutti. Facciamo un esempio, così ci colleghiamo proprio alle misurazioni che ti ho fatto vedere oggi, T01 soprattutto e T05, che tra l'altro il T05 dovresti trovarlo proprio nelle caratteristiche quando vai a leggere proprio
informazioni del flash che vorresti acquistare. Titolo 1 è più difficile trovarlo. Comunque, non a tutti nel 2023, ma anche prima, serve un flash veloce, con tempo ovviamente del flash del lampo veloce. Cerco di spiegarmi meglio, almeno ci provo. Allora, vediamo il mio caso. E il 90% delle foto che faccio, ragazzi, la modella è praticamente ferma. Quindi, se vado a utilizzare anche un flash decisamente datato, ma che mi fa ovviamente avere la luce che ho bisogno, praticamente il risultato non cambia, ok? Non ho problemi. Quando è che ho bisogno di un flash veloce? Nel momento in cui devo congelare il momento in cui la modella sta correndo, si muove. Devo fotografare un atleta. Ti occupi di splash photography? Ecco che questo caso è decisamente molto importante. E andiamo a vedere proprio il T01. Perché ovviamente, specialmente quando parliamo di flash così piccolini, è molto importante andare a vedere proprio le prestazioni che abbiamo, ok? Se ti occupi proprio di questa tipologia di foto. Ed è proprio per questo che ho voluto portarti l'esempio di questi due flash, ok? Quindi è un aspetto molto importante. Però torniamo a fare un passo indietro. Non a tutti serve. Se devi fare delle foto a una ragazza, a una modella, non devi preoccuparti del T01, ok? Però se hai intenzione proprio di prendere in considerazione che magari anche in futuro ti possa servire, perché devi fotografare delle modelle che si stanno muovendo, insomma degli atleti, beh, allora devi ascoltarmi con attenzione. Allora, il primo consiglio che ti do, e dopo torniamo subito su questi due speedlight, nel 2023 almeno prendi in considerazione la D200 o la D300, ok? Senza spendere tanti soldi. Per quanto riguarda proprio la durata del lampo, è più che accettabile. Magari ti porterò proprio dei dati, delle misurazioni che andremo a effettuare. Con un normalissimo speedlight non è che possiamo fare dei miracoli, specialmente quando andiamo a abbassare la potenza. E perché dico questo? Perché la devi abbassare se vuoi congelare proprio il momento. E adesso vi spiego meglio. E proprio per questo ti ho portato solo due esempi, non ti ho portato tutte le misurazioni anche a potenze decisamente più basse, perché non avrebbe tanto senso. Comunque, se ti possono interessare, contattami e te le mando. Allora, se vuoi scattare alla massima potenza, visto che tra l'altro i dati, le misurazioni sono simili, c'è un minimo scarto tra i due, praticamente se devi congelare il momento con questi valori, praticamente non ce la fai, avresti una foto mossa. Quindi dobbiamo avere un flash decisamente più veloce, ok? La migliore soluzione sarebbe di scattare a un 128°, però con questa tipologia di flash, ragazzi, non hai luce. Poi dipende da cosa dobbiamo fotografare, però ne abbiamo pochissima. Il giusto compromesso, secondo me, è proprio, te l'ho fatto vedere nelle misurazioni, 1/8, perché abbiamo abbastanza luce, specifico sempre, dipende sempre da quello che vogliamo ottenere, fotografare, e abbiamo, secondo me, il tempo che ci serve, la durata del lampo, che ovviamente ci fa ottenere una foto congelata, ok? E quindi, per tornare proprio a questi due flash, praticamente sono molto simili come prestazioni, migliori quelle del V1. E ti dico in tutta onestà, più andiamo a abbassare la potenza, più le prestazioni del V1 vanno a migliorare. Però restando proprio su una potenza che può essere tra 1/8 e 1/16, praticamente sono molto simili tra di loro. Quindi quello che ti voglio dire, calcola bene a quello che ti serve il flash. Quindi se ti occupi di fotografia sportiva, splash photography, personalmente il consiglio che ti do è magari di prendere in considerazione la D400. Fai questo sforzo, se è quello il tuo lavoro, ok? Se qualche volta magari ti vuoi cimentare proprio sulla fotografia sportiva o sulla splash photography, allora tra i due è meglio il V1, però secondo me il risultato che andresti a ottenere non cambia molto, ok? Però dov'è che cambia? Cambia l'aspetto finanziario, perché attualmente se lo vai a comprare sul sito della Newer, la differenza di prezzo proprio con questo flash della Godox è di quasi 80 euro.
E per concludere questo video, ragazzi, andiamo a rispondere alla domanda più gettonata che di solito mi fate proprio sotto i video quando vi porto nuovi flash. È proprio per questo che ho due trigger tra le mani, uno di Godox, preso a caso, non ha importanza il modello, e uno della Neuro. Innanzitutto grazie di avermi fatto compagnia fino a questo punto del video. Sarei grato a te se lasci un like a questo video, anche a quegli altri che magari hai visto, proprio perché è molto importante per il sottoscritto, proprio per continuare questa mia esperienza su YouTube, per portare questi contenuti totalmente gratuiti, dal momento che io non ho sponsor, non ho abbonamenti, non ho Patreon, insomma. L'unico supporto che chiedo proprio a te è un semplice like. Quindi, detto questo, veniamo al succo del discorso, a quello che sicuramente ti interessa di più. Trigger di Godox sono compatibili con altri flash di altre aziende? Classica domanda che mi viene fatta, e vediamo di fare chiarezza. Allora, la maggior parte, ho dedotto di voi che mi seguite, siete la stragrande maggioranza utilizzatori di flash della Godox. Lo sono anch'io, mi trovo bene con questa azienda, la consiglio moltissimo, giusto rapporto qualità-prezzo. Però questo è un canale di flash a 360 gradi, mi piace anche portare soluzioni alternative, più economiche, più costose, insomma, giusto per fare delle comparazioni. E proprio per questo, dal momento che ci sono molti utenti Godox, vi siete comprati giustamente il trigger della Godox per far funzionare il vostro flash Godox, se no non funziona, perché se tu utilizzi un trigger della Neuro con il tuo flash della Godox non funziona. Quindi perché la Neuro dovrebbe rendere compatibili i propri flash con il trigger della Godox? Te lo sei mai chiesto? Quindi, ragazzi, la risposta che vi do sempre alle vostre domande di compatibilità è sempre no, proprio perché ogni azienda porta l'acqua al proprio mulino per il proprio interesse, ok, ragazzi? Perché nessuna azienda ha interesse proprio a rendere compatibili i propri flash con gli altri trigger delle altre aziende. Quindi, se tu hai un Q-Pro utente newer, se ti compri un V1 non funziona, ok? Ti devi comprare un trigger della Godox. Idem con patate, se sei utente Godox, se vuoi utilizzare flash della Neuro o della Yonu o di qualsiasi altra azienda, perché è valido per tutti quello che ti sto dicendo, devi comprarti il trigger dedicato del flash che stai utilizzando o che vuoi acquistare. Ok, ragazzi, colgo anche l'occasione per rispondere proprio, dal momento che siamo in argomento, alla seconda domanda che mi è stata fatta proprio sul Neuro Z1, che molti pensano sia un rebrand. Cosa vuol dire rebrand? Praticamente è stesso prodotto, Godox 1 rimarchiato dalla Neuro. Non è un rimarchiato, te lo dico chiaro e tondo. Se fosse poi un rimarchiato, sarebbe funzionante proprio con qualsiasi trigger della Godox, e non lo è. E proprio per questo, come ti dicevo nella recensione dedicata che ti invito ad andare a visionare, funziona solamente con i trigger proprietari della Neuro. Quello che ti vado a consigliare io, lo ripeto anche oggi, è il Q-Pro. Ok, ragazzi, concludendo questo video, sono due flash praticamente uguali, quindi se tu decidi di acquistare il V1 o Z1, praticamente acquisti, a mio modo di vedere, il flash uguale, quindi non cambia praticamente nulla. Ok, spero che il concetto sia abbastanza chiaro. E se sei utilizzatore Godox e magari vuoi avere un flash della Neuro perché ti piace, se vuoi farlo funzionare al 100% senza nessun problema, anche in iSync, insomma, anche in DTL soprattutto, devi acquistare il trigger dedicato, altrimenti lo devi utilizzare in modalità slide, però le condizioni sono decisamente molto limitate. Bene, ragazzi, spero che il concetto sia stato abbastanza chiaro. Comunque io sono sempre qua, pronto a rispondere a tutte le vostre domande, ovviamente se sono in grado di darvi una risposta. Vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video, e se tutto va bene, piccolo spoiler, vi porto una nuova novità nel mondo dei flash portatile, molto ma molto interessante. Quindi iscrivetevi al mio canale e attiva anche la campanellina. Ciao e alla prossima!